Tangenzialina di Bormio rimandata a gennaio. La bretella di 9,5 metri, finanziata per 5 milioni di euro da Regione Lombardia, che prevede il taglio a metà della piana agricola della Lute per raggiungere da Capitania la zona funivie, non piace ai più ma fa meno paura. A chi chiede se è imprescindibile alla realizzazione delle Olimpiadi 2026, il sindaco Silvia Cavazzi risponde che dipenderà dallo studio dei flussi di traffico, oggetto del prossimo incontro. La popolazione ha scoperto un mondo. L'opera per 21 anni in un cassetto è tirata fuori nel 2020, compresa nel piano di governo del territorio di Bormio, che ha passato tutti gli iter di approvazione dal 2006 al 2020, è un'opportunità, non un obbligo. Ci sono dei pareri abbastanza contrastanti, però è normale che emergano delle posizioni abbastanza differenti su un tema di questo tipo, che va a toccare le varie sensibilità del paese. La cosa importante è saper riuscire a far convivere, diciamo, quello che è il progresso con l'ambiente. La bretella non può essere pensata a fine a se stessa. Non risolverebbe il traffico verso Valfurga, dice il vice sindaco furivese Luca Bellotti. Non volevamo portare avanti un progetto che avrebbe potuto rivelarsi sbagliato, dice l'ex vice sindaco Giuseppe Reinolter. Va ponderata tenendo in considerazione anche che dobbiamo andare verso una mobilità sostenibile, quindi dobbiamo sicuramente andare a individuare tutta la mobilità interna di Bormio, che va sicuramente migliorata. Come sarà pure essenziale anche il collegamento impiantistico, se veramente lo vorremmo fare, tra Bormio, Pentagono e Oga, e quindi dalle scelte urbanistiche che Bormio farà anche con i comuni limitrofi ne discenderà sicuramente anche la decisione su quale strada poi fare per far defluire dalla zona funivie, per dare lo spazio verso la Valfurva e per accedere al Valecetta, a Piatta e alle frazioni della Val di Sotto. Procedere a piccoli passi è il pensiero dei più. Nella piana agricola della Lute una strada c'è già, va solo allargata e regolata, come lo è da 20 anni, ribadisce Achille Andreola ai vertici del consorzio di miglioramento fondiario. L'ingegnere Aldo Colombo, direttore regionale della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, ammette: è la più filante, è perfetta, ma non arriveremmo in tempo a realizzarla per il 2026. Non ha nessuna utilità, nel senso che non va ad alleggerire il traffico che attraversa Bormio. Secondo me il traffico si alleggerisce obbligando il traffico della Val di Dentro e di Livigno ad usare la nuova tangenziale che passa per le Motte. Dall'altra parte, cercare di evitare tutto il traffico che sale verso il Bormio 2000 e verso il CUC, e naturalmente limitare gli accessi ai mezzi privati nella zona degli impianti. Ovviamente questo tipo di problema si risolve potenziando il servizio di trasporto pubblico. Il presidente di Bormio Marketing, Mauro Bassi, invita al ragionamento, visti gli afflussi turistici in aumento, perplessi gli ambientalisti. Se la regione ritiene di dare al territorio delle compensazioni, come affermato dall'assessore Antonioli, ci dobbiamo sicuramente aspettare anche che l'infrastruttura abbia dei danni al territorio stesso. L'importante, l'ottica da conservare, è quella di cercare di capire qual è il vero quadro d'insieme. Non ho preso decisioni e non spetta a me sola, conclude Cavazzi. La strada della Lute è agro-silvo-pastorale. Se dovrà diventare un grande scorrimento, come gestiamo i pedoni e le bici? Non è meglio farne un'altra? Rivediamoci a gennaio.